Benvenuti, sono Giorgia Manzini, notaio della Repubblica. Vi vorrei mostrare i segreti di una professione plurisecolare, che è un'istituzione giuridica dello Stato, il notariato. Il notaio è da sempre simbolo di competenza, garanzia e affidabilità. Di cosa si occupa il notaio? Degli aspetti più importanti e più intimi della vita della persona, della casa, della famiglia e dell'impresa. Vorrei sfatare alcuni luoghi comuni che riguardano questa professione e quindi vi voglio mostrare i nostri strumenti di lavoro. Questa è la sala della stipula. Qui si ferma il tempo, qui si diventa immortali. E come si diventa immortali? Il cittadino viene dal notaio, esprime le sue volontà, il notaio le traduce in legge secondo l'ordinamento giuridico, si crea un assetto di interessi che va a confluire in un rogito o in un atto notarile, dotato di particolare forza. Io ti garantisco la certezza dei tuoi diritti e la legalità. Dopodiché questi rogiti vengono conservati per sempre perché gli atti originali fanno parte delle nostre raccolte, vengono messi nei nostri repertori. Questo materiale rimane mio fino alla mia cessazione della mia attività, naturalmente, e dopodiché viene conservato all'archivio notarile e dopo alcuni decenni il tutto si può trovare all'archivio di Stato. Questa conservazione è molto affascinante perché i tuoi diritti, le tue volontà che mi esprimi oggi, acquisti un immobile, costituisci una società, rimarranno per sempre. Vi mostro una cosa che non avrete mai visto, il sigillo notarile. Questo oggetto è dotato di una forte carica simbolica. Da ragazzi abbiamo dato l'anima per ottenerlo attraverso il superamento del concorso notarile. Sembra un timbro un po' antiquato, in realtà lo produce la zecca dello Stato. Reca inciso il mio nome, la paternità e lo stemma della Repubblica. Il sigillo completa la mia firma. L'atto notarile comincia con Repubblica Italiana e finisce con l'impronta del mio sigillo. Questo mi collega romanticamente con lo Stato, facendo diventare me notaio parte di esso. Veniamo ai tre settori di cui mi occupo come notaio: la casa, la famiglia e l'impresa. Sono gli aspetti più significativi e più intimi della vita di una persona, in cui il notaio può veramente svolgere un ruolo di consulente globale della famiglia. La casa è un bene importantissimo per gli italiani. Ultimamente è molto conveniente comprare la prima casa perché si sono abbassate le aliquote dal punto di vista fiscale e perché ci sono molti strumenti giuridici che ti consentono di cambiare casa anche se non riesci a rivendere la tua vecchia casa perché il mercato è un po' lento. Il tuo notaio ti può consigliare su quale strumento adottare nel tuo caso specifico. Per questo è sempre necessario un colloquio preliminare per analizzare tutti gli aspetti e soprattutto per svolgere la necessaria istruttoria ed accertare che la casa non sia gravata da ipoteche, trascrizioni o altri vincoli pregiudizievoli. Quanto alla famiglia, il notaio è sempre stato in prima linea nella definizione dei rapporti patrimoniali fra coniugi. Nel 2014 abbiamo proposto anche i patti di convivenza, anticipando la legge Cirinnà che è entrata in vigore recentemente e ha introdotto le unioni civili. La società è molto cambiata, ora abbiamo i conviventi more uxorio dello stesso sesso, di sesso diverso. Sono tutti rapporti e interessi che vanno tutelati, occorre predisporre un assetto giuridico che tenga nel tempo e cui attribuire certezza. Chi meglio del notaio? Il terzo importante settore di cui mi occupo come notaio è l'impresa. Per fare impresa oggi ci vuole un bel coraggio. Ma evidentemente l'Italia è un paese di coraggiosi se abbiamo un tasso di imprenditorialità che è 3 volte quello europeo. Quindi, se il coraggio non vi manca, io vi aiuterò a scegliere
Il tipo di società più adatto alle vostre esigenze, di persone o di capitali, in ordine agli scopi da raggiungere, agli aspetti organizzativi e alle responsabilità. Una fase molto delicata nella vita di un'impresa, oltre a quella della costituzione, è quella della successione. Il passaggio generazionale è un processo molto delicato che va gestito per tempo e senza traumi. L'imprenditore deve scegliere un figlio o un familiare che gli succeda nella posizione di leader e deve definire il ruolo degli altri parenti coinvolti. Il notaio in questo caso può essere un valido consulente che analizzi la situazione dall'esterno in modo imparziale e indipendente, per poter consigliare il giusto assetto degli interessi coinvolti, garantendo la continuità aziendale. Lo avrete capito, insomma, che dal notaio ci si va prima di tutto, prima di scegliere, prima di decidere, prima di pagare alcunché. Il tuo notaio ti può aiutare a realizzare i tuoi interessi, evitando gli ostacoli senza cadere nei tranelli che tu da solo non vedi. Ti aspetto. Thank you.